Salve, sono il professor Roberto Calcagno, sono dottore in scienze motorie, appassionato da sempre, fin dall'età di 15 anni, di bodybuilding, fitness, forma fisica, tant'è vero che nella scuola io ho fatto il liceo artistico per l'amore che avevo per l'arte e l'anatomia, e poi di lì sono passato alla Lora ISEF, facendo i 5 anni, compreso il dottorato. Poi sono stato diplomato da dottor Bersiers per quanto riguarda l'alimentazione della zona, quindi sono zone consultant. Nella mia attività ho seguito e seguo persone comuni, per lo più, che hanno piacere e voglia di rimettersi in forma. Ma seguo e ho seguito parecchi atleti, in effetti anche nel solo bodybuilding. Ho portato alla vittoria, mi pare, 24 campioni italiani, alcuni campioni del mondo, due vincitori di Mister Universo e parecchi vincitori di titoli regionali, Grand Prix, eccetera. All'età di 38 anni poi ho voluto provare su di me ciò che richiedevo agli altri, quindi ho esordito gareggiando nell'altezza peso. Pur essendo dotato, ritengo, di una genetica mediocre, ho ottenuto comunque dei buoni risultati, perché nel tempo ho poi vinto il campionato italiano over 40, il campionato italiano over 55, il mondiale altezza peso over 50, l'europeo over 50, quindi qualche soddisfazione me la sono tolta. Sono tra l'altro l'autore del libro Alimentazione Vincente, che è arrivato alla terza edizione e sto preparando la quarta, che dovrebbe uscire, anzi mi sono ripromesso che deve sicuramente uscire entro la fine dell'anno. Ho avuto anche l'onore di vedere il mio libro adottato come testo all'ISER di Torino, che attualmente si chiama SWISM. Sono stato fino al 2000 uno dei tecnici della NABA Italia ed ero anche responsabile tecnico delle regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, e sono stato anche responsabile del Comitato Scientifico Nazionale. Sempre per quanto riguarda la NABA, sono stato giudice internazionale di gara, ho avuto anche l'onore di giudicare il Mister Universo a Birmingham, mi pare nel 1994. Attualmente tengo lezioni per i corsi allenatori e istruttori, cioè lezioni per i futuri istruttori di sala pesi e per i personal trainer, per la Fit One Promotion di Milano, per l'AICS e per l'Oxen in Piemonte, e sporadicamente tengo delle lezioni di aggiornamento per gli studenti della SWISM di Torino. In questi anni ho avuto anche altri riscontri, altre cose che mi hanno parecchio gratificato. Ad esempio, nel 2010-2011 mi hanno chiamato a tenere delle lezioni di aggiornamento presso l'Axian di Pisa, che è un ente che cura la formazione di biologi e nutrizionisti in Italia. Nel 2013, cioè quindi l'anno scorso, mi hanno chiamato presso l'AIDME a tenere una conferenza. L'AIDME sarebbe Associazione Italiana di Medicina Estetica, a tenere una conferenza per quanto riguarda allenamento e dieta come attività di coronamento di un discorso di medicina estetica. Attualmente collaboro con la rivista Cultura Fisica, una rivista tiratura nazionale. Fino a poco tempo fa ho collaborato anche con la rivista La Palestra e in passato con le riviste Bodies Magazine e Universo Napa. Devo ringraziare in particolare, devo ringraziare parecchie persone, ma in particolare il dottor Filippo Massaroni, che è stato il mio primo maestro, la persona da cui ho imparato in assoluto di più. La collaborazione con Expertise Garden mi ha finalmente entusiasmato, perché in questo modo possiamo raggiungere online persone che diversamente non riuscirebbero ad avvalersi della mia consulenza. In effetti io ricevo giornalmente sia telefonate che mail un po' da tutta Italia e spesso anche dal resto del mondo, ma è chiaro che non riusciamo il più delle volte a vedersi per un discorso di distanza. In questo modo abbiamo la possibilità di proporvi delle programmazioni, delle periodizzazioni, delle tabelle di allenamento, integrazione, eccetera, anche essendo a distanza.
Inoltre è già presente sul sito un programma che ho preparato per atleti principianti con un macrociclo di lavoro annuale con dei mesocicli di 2 mesi circa e dei microcicli di allenamento, in modo tale che sia l'atleta principiante, ma soprattutto gli allenatori, i preparatori, i proprietari di palestra possono avere una linea guida per seguire i loro atleti principianti per la durata di un anno. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di risentirvi.